Salve a tutte e tutti, amici del tubo, grazie per seguirmi. Qui il vostro Sant'Enchan ancora una volta. Beh, niente. No, mi erano venuti dei ricordi in mente. I giochi che facevo quando io ero giovane, forse ragazzo della vostra età, mora cinese o bim bum bale giù, bim bum bale giù, bim bum bale giù. Poi intanto qualcuno diceva e vai, gli anni dell'infanzia. Che par de palle, come mi annoiava sto gioco, era una stronzata, vabbè. Non ci ho mai giocato, una rottura di maroni. Come la divisione che c'è fatta, che c'è stato fra Bossi e Maroni, appunto, una rottura di maroni. Poi il gioco delle figurine, che consisteva nel collezionare le figurine del calcio e scambiarle. A me, che il calcio non è mai piaciuto, non so perché, giocavo alle figurine. Le compravo e attaccavo diligentemente all'album, che quasi mai riuscivo a finire, e mi rimanevano dei pacchi così di figurine doppie, triple, quadruple, quintuple, e quasi mai le scambiavo, perché non ho mai avuto l'istinto del mercante, e poi perché mi volevano sempre fregare nel baratto, e quindi rimanevo con pacchi così, che non so, si vede che i miei genitori, mia madre, mi compravano le figurine che io giocassi con gli altri. A me il calcio non mi è mai piaciuto. Per me l'album delle figurine Panini di calcio è sempre stata una collezione di ceffi, che non conoscevo nessuno e non me ne fregava di conoscerli. Però ecco, mi piaceva aprire le bustine delle figurine. Poi non erano solo quelle di calcio, magari mi divertivo di più con i Mazinger, Mazinga Z, Goldrake, i Gigrobo, queste cose qua. Bel gioco. Poi le biglie, le palline di vetro, che in questi giorni ne ho comprate qualcuna, vinto dalla nostalgia. Gran bei giochi. Non ci ho mai giocato alle biglie, che sarebbe la versione delle bocce per bambini. Poi videogiochi della mia epoca, quando io ero piccolo, al Luna Park, non erano elettronici, c'avevano uno scenario di cartapesta dentro, tu appuntavi col fucile e si illuminava, non so se era un laser oppure una semplice luce rossa, che non so se veniva dal fucilletto o dallo schermo di cartapesta. E c'erano dei rumori rudimentali. Ecco, prima di esserci lo schermo dei videogiochi, lo scenario era di cartapesta. E poi che altro gioco della mia infanzia evocare? Non so. Avevo una radio di radioamatore che era finta, c'era una registrazione che continuava ad andare avanti sola e tu credevi di parlare o sapevi che non parlavi con nessuno, però giocavi lo stesso.
che avere dei cellulari in quegli anni. La PlayStation, la console dell'Atari, delle Intellivision erano molto giochi che avevano un peso di molti kilobyte. Pensate, non arrivavano al megabit, figuriamoci al gigabit. E adesso i videogiochi li registrano in DVD, che ci avranno 4 gigabit e mezzo di archivi compressi, che nel computer si trasformano in 40 gigabit. Non so, all'epoca 215 kilobit erano i giochi della PlayStation, Atari e Intellivision. Manco a parlare della Commodore 64 e dell'Amiga 500. Se arrivavano al megabit e mezzo erano incredibili, costosissimi. Oggi magari ci occorre per un buon gioco un gigabit e mezzo nel disco rigido. E il Tamagotchi e il Game Boy c'avevano il display di quarzo con uno scenario colorato, quarzo come quello degli orologi al quarzo, delle calcolatrici, cioè quarzo nero. Poi erano usciti di colore cari, e poi con dei piccoli schermi LCD, prima ancora che uscissero i cellulari con lo schermo LCD. Ma ecco, mi era venuta nostalgia ieri, l'altro ieri, dei giochi della mia infanzia. Pensando bene, scavando nella memoria, uno si chiede: ma che cazzo di giochi giocavo? Boh, con le macchinette. Oh. Vabbè, per fortuna che la tecnologia ci aiuta a mantenerci giovani, perché ormai ai videogiochi si gioca anche dopo i 45. E quindi non abbiamo più nostalgia del passato, possiamo rimanere in un eterno passato. Vabbè, beh, certo, anche voi giovani di adesso giocherete con le biglie, con giochini al quarzo portatili, con le figurine e col bim bum bale giù. Mora cinese, che era più largo, no? Si credeva che più la si faceva larga, più si poteva caricare il colpo. Mora cinese, balle. L'altro, più furbo di te, aspettava l'ultimo, ne potevi fare bim bom balle giù su. Vabbè. Poi il Tris, che bello. Non si vinceva mai perché si pareggiava sempre. Poi devo fare un video per ringraziare tutti voi. Per aver raggiunto, oltrepassato, le 40.000 visioni del canale. Grazie, grazie di seguirmi. Farò più avanti anche dei tutorial. Ne ho fatto uno di igiene. Devo riprendere i tutorial di gastronomia casareggia. Vabbè, è molto tardi. Mancano 8 minuti alla mezzanotte. Non sembrerebbe, però, ecco che così. E vabbè, allora vi lascio.
mi era venuta nostalgia e l'ho condivisa con tutti voi. Grazie per seguirmi. Saluti dal vostro Sant'Enchan e spero che tutto vi vada bene. Tanto adesso per i mondiali stanno già discutendo come riformare la nazionale della selezione calcistica italiana, perché il circo deve andare avanti e devono andare avanti nelle europee, nelle latinoamericane, che ne so. Ma il calcio, guardato, non è uno sport. È uno spettacolo commerciale. E speriamo che altri problemi più gravi si possano risolvere. Vabbè. Vi lascio. Domani tratterò, se faccio un video, di argomenti magari letterari. Adesso sono un po' stanco e vado a dormire. Ciao.